Buonasera, attendiamo che tutte le persone entrino, qualche istante. Ci stanno raggiungendo tanti amici da tutta Italia. Fra poco iniziamo. Bene, benvenuti a questo secondo ciclo di webinar dedicati alla storia. Li abbiamo intitolati History Box. Iniziamo un ciclo di 3 incontri sull'Assemblea Costituente. Abbiamo chiuso, come vi ricordate, un ciclo sull'Unione Europea e sul padre fondatore dell'Unione Europea e ci immergiamo in quella che fu la straordinaria esperienza umana e politica dei padri costituenti. Abbiamo con noi il professor Lorenzo Ettorre, che è un giovane insegnante alle scuole superiori e che è curatore della mostra L'Italia è Assemblea Costituente, la rinascita di un popolo, realizzata dalla Fondazione De Gasperi e che sta girando, insomma, ha girato fino alla quarantena e continuerà a girare appena sarà possibile l'Italia. In scuole, centri culturali, istituzioni locali, abbiamo toccato tante città, Milano, Lodi, Gorizia, Torino, Roma, Napoli, insomma, il nostro tour è stato ricco, abbiamo incontrato tanti studenti e l'abbiamo fatto proprio per andare all'origine di quella che è stata la nostra carta costituzionale che ci ha permesso 70 anni di vita civile pacifica e ha permesso all'Italia di crescere come comunità nazionale. Vogliamo quindi tornare a queste origini con questo webinar insieme a Lorenzo Ettorre, che ringrazio e al quale cedo la parola. Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie a Lorenzo, grazie alla Fondazione De Gasperi per questa occasione che ci dà di utilizzare al meglio questo tempo di quarantena. Proviamo appunto a renderlo utile e proficuo. E grazie a voi per l'attenzione che mi darete. Bene, iniziamo subito. Il ciclo sarà di 3 incontri e è incentrato appunto sui lavori dell'Assemblea Costituente. Ma necessariamente per focalizzare al meglio questi lavori, che cosa è accaduto in Italia tra il 1946 e il 1947, noi dobbiamo fare un passo indietro, che è quello che faremo oggi. Cioè dovremo avviare una panoramica quanto più generale, ma nello stesso tempo approfondita, su che cosa abbia rappresentato la Seconda Guerra Mondiale per gli italiani e l'immediato dopoguerra. Perché se noi non riusciamo a comprendere che cosa è stata la guerra per gli italiani, per quello che possiamo comprenderlo noi, ovviamente, e che cosa è stato l'immediato dopoguerra, noi non abbiamo gli strumenti adeguati per poter capire appieno il miracolo che è avvenuto tra 46 e 47, quando persone, storie politiche diversissime tra di loro, la cui diversità era acuita, accentuata anche dalla contrapposizione internazionale montante, ecco, questi uomini, queste idee che camminavano sopra questi uomini si sono incontrate e hanno dato vita alla Carta Costituzionale che, come appunto si diceva prima, ci ha permesso 70 anni di vita dignitosa, civile e soprattutto in pace. Quindi oggi dobbiamo capire che cosa è stata questa guerra e partiremo dall'individuare le cosiddette macerie. E quando vedrete questa mostra vi accorgerete che questa sezione è intitolata per l'appunto macerie, perché è il termine che forse descrive meglio questa situazione. Partiremo dall'individuare le macerie più evidenti, quelle più chiare, quelle più visibili, e poi cercheremo a ritroso di capire anche che cosa sono state queste macerie nella intimità di ciascuno. Ripeto, per quello che c'è possibile. E partiamo allora dalle macerie militari.
perché tra il 1942 e il 1943 ormai gli italiani erano davanti a una situazione di sconfitta totale. Il fronte aveva ceduto sia nel Nord Africa, ad El Alamein, che in Russia, con la drammatica ritirata degli alpini e non solo degli alpini. Nel luglio del 43 gli alleati sbarcheranno in Sicilia e quindi violeranno il sacro suolo nazionale e il 25 luglio del 43, dopo il famoso bombardamento e drammatico bombardamento di San Lorenzo, Mussolini e il fascismo caddero. Il governo viene assunto da Badoglio, che firmerà nel settembre del 43 l'armistizio, reso pubblico l'8 settembre del 43. I tedeschi, da alleati che erano, dal giorno alla notte praticamente diventano nemici. L'Italia è nel caos. Ecco, per descrivere bene che cosa sono state queste macerie militari, cosa è stata questa sconfitta, proviamo a partire dai personaggi che l'hanno vissuta. Vi voglio leggere due brevissime testimonianze. Noi oggi dovremmo fare la fatica di immedesimarci con questi uomini. È una fatica perché significa abbandonare in qualche modo il punto di vista incentrato sul sé e proiettarlo sull'altro. Però dobbiamo farla per quello che ho detto prima. Due testimonianze, una di Mario Rigoni Stern e una di Eugenio Corti, tra i due più importanti scrittori, poi divennero scrittori chiaramente, che hanno partecipato alla ritirata di Russia tra il 1942 e il 1943. Scrive Mario Rigoni Stern: si camminava uno dietro l'altro, con la testa bassa. Ora mi butto sulla neve e non mi alzo più, è finita. Ancora 100 passi e poi butto via le munizioni. Ma non finisce mai questa notte e questa tormenta. Ma si camminava. Eugenio Corti invece, con la maestria del grande romanziere quale era, scrive: camminavamo, torna questo termine, vedete? C'è l'idea proprio di un qualcosa che si perpetua, che si reitera, questo camminare che reitera se stesso. Camminavamo, misuravo il mio fervido colloquio con Dio, più volte interrotto e ripreso dal principio della marcia, sul ritmo dei miei passi. Chiedevo all'angelo di non stancarsi di stare al mio fianco. Camminavamo, paesaggio di sterminate basse colline stese all'infinito nella notte. Dovunque arrivasse lo sguardo, neve. Nei valloncelli, alberi spogli dai rami rivestiti di brina, rigidi nel gelo doloroso. Dietro di noi e sui fianchi bagliori di incendi lontani. Pregavo. Dio è vicino agli uomini e più nei momenti di prova. Gli chiedevo di aiutarci umilmente e fervidamente, in grande semplicità. E chiedevo al mio angelo di starmi pazientemente al fianco. Bene, dalle macerie militari, legatissime alle macerie militari, ci furono altre tipologie di macerie, in particolare macerie che abbiamo chiamato sociali e fisiche, cioè la distruzione del paese. La Seconda Guerra Mondiale fu una guerra totale, cioè fu una guerra che non aveva più un fronte o più fronti ben definiti dove si combatteva la guerra, ma ormai ogni angolo delle strade, ogni anfratto del paese era fronte. Perché? Perché i bombardamenti aerei arrivavano ovunque e furono uno dei grandi drammi della Seconda Guerra Mondiale. Arrivavano ovunque, colpivano tutti, donne, uomini, bambini, vecchi. Questa distruzione portò fame, mercato nero, emigrazione, incremento della mortalità infantile, ma determinò anche alcuni cambiamenti significativi. Per esempio le donne cominciarono ad assumere un ruolo importantissimo che non avevano avuto fino ad allora, se non nell'immediato primo dopoguerra, ma in altri contesti. Cioè cominciano a svolgere lavori che prima erano spettavano ipso facto al marito. Ma con gli uomini al fronte o dispersi nei vari campi di prigionie in giro per l'Europa e non solo per l'Europa, alle donne spetta il compito di farsi carico della famiglia. Sentite cosa dice
una testimonianza di Miriam Mafai, una testimonianza significativa, anche come dire, tenerissima, perché racconta il momento in cui ha firmato la pagella del figlio. Fino a qualche anno fa, fino a qualche decennio fa, nelle pagelle italiane, alla fine del trimestre, del quadrimestre o dell'anno scolastico, vi era scritto firma del padre o di chi ne fa le veci. Era evidentemente il padre il tutore legale del ragazzo o della ragazza. Appunto, il padre al fronte deve, o comunque impegnato nei vari teatri di guerra, le donne devono supplire a questa mancanza. E lei scrive: ripensando a quei momenti, una donna, appunto, Miriam Mafai, ha raccontato: in fondo alla pagella c'era scritto il padre o chi ne fa le veci. Mi ricordo quando, alla fine del secondo trimestre, misi la mia firma. Mi sembrò molto importante. Voglio dire che io mi sentii più importante. Ecco, c'è una presa di coscienza individuale e poi collettiva importantissima. Rientrò nell'immediato dopoguerra, ma fu determinante anche nell'educazione dei figli. E come un fiume carsico, nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, ebbe il suo impatto importante sulla crescita delle nuove generazioni. L'altra grande questione fu quella dei reduci. E anche qui una caratteristica tutta propria della Seconda Guerra Mondiale. E quando questi reduci tornavano a casa, nessuno voleva più sentir parlare della guerra. Anzi, spesso in modo del tutto inconscio e istintivo, veniva loro attribuita la responsabilità della guerra, proprio perché ormai non c'era più un soldato che aveva qualcosa da raccontare del fronte, ma ormai il fronte era diventato, abbiamo detto prima, tutto il paese. Per cui c'era un moto istintivo di repulsione, di avversione nei confronti della guerra. Sebastiano Vassalli, in un romanzo bellissimo che vi invito a leggere, L'oro del mondo, scrive, riferendosi a un reduce, la letteratura aiuta tanto in questo, apre degli spaccati enormi e significativi. Ogni tanto gli scappava detto qualcosa di quello che gli era capitato nei lunghi anni di naja. Un episodio, un incontro, un pericolo a cui era fortunosamente scampato. Tutti insorgevano. La nonna, il nonno, i fratelli, i cognati, i parenti, il mondo. Tu e la tua guerra, gridavano. Se ne ha abbastanza noi altri di queste storie di guerra. Non interessa a nessuno la tua guerra. C'è proprio l'idea di allontanare da sé quel dramma che si è vissuto. Fu la stessa cosa che accadde ai deportati di Auschwitz che riuscirono a tornare vivi in Italia. Credo lo sappiate, non parlarono subito, non raccontarono subito quello che è successo nei vari campi di sterminio in giro per l'Europa. Ci vollero degli anni e uno dei motivi per i quali non resero subito pubblica questa situazione, questo dramma biblico che vissero, fu proprio il timore di non essere capiti. Timore di non essere creduti. Bene, altre macerie, le macerie istituzionali. Dobbiamo tenerne conto nel raccontare il quadro nel quale si innestò poi la Costituente italiana. Perché dopo l'8 settembre l'Italia si divise in due stati, la Repubblica di Salò del nord e lo Stato Badogliano nel sud. Non solo, ma si visse tra il 43 e il 45 una guerra, se possibile, ancora peggiore rispetto a quella che gli italiani avevano vissuto dal 40. È una guerra civile. La guerra civile è una guerra fratricida, è una guerra assolutamente più drammatica di qualsiasi altra guerra che esista, perché è una guerra che appunto mette contro fratelli, divide non solo la coscienza collettiva, la coscienza identitaria di un popolo, ma divide anche la coscienza individuale di ciascuno. C'è uno scollamento e vedete che stiamo entrando un pochino più, no? Nell'intimità, dicevamo prima, che è un lavoro da fare. Ecco, gli italiani vissero questa guerra civile tra il 43 e il 45. Quando il fascismo nel luglio del 43 finì, gli italiani pensarono direi ingenuamente, possiamo dire noi oggi allora, che la guerra era finita. Invece la guerra non finì affatto. Ecco, qui vi voglio leggere queste testimonianze, vi prego di prestare attenzione perché sono veramente
carine. Sono tre testimonianze. La prima è di Emanuele Frezza, detto Lello, un 19enne che seguì Mussolini a Salò. Il secondo è Eusebio Giambone, un condannato a morte della Resistenza, un militante comunista di Torino. E la terza è di un sacerdote, poi ve lo presenterò dopo. Sentite cosa dice il giovane fascista che lascia tutto e segue appunto Mussolini a Salò. Ai giovani è affidato il compito di riscattare l'onore perduto. Io ho 19 anni, sono un giovane italiano. Il mio dovere è uno, combattere. Babbo e mammina cari, voi che mi avete dato alla luce del mondo, voi che mi avete allevato, voi mi comprendete. Come posso restare sordo all'appello della patria? Il mio nemico è uno, l'Inghilterra. Forse la lotta è vana, ma il risultato sarà grande lo stesso. Laveremo col sangue l'onta del disonore. Quando si è giovani bisogna osare e lottare, perché la vita è lotta. Questo è il mio testamento spirituale. Vedete che c'è l'idea di una idealità alla quale dare tutto. Ma è la stessa cosa che troviamo nella testimonianza di questo partigiano condannato a morte, che la sera prima di essere giustiziato, con il sommario processo che già era avvenuto, scrive alla figlia. Sentite quanto sono toccanti queste righe. Cara Gisella, quando leggerai queste righe il tuo papà non sarà più. Il tuo papà è stato condannato a morte per le sue idee di giustizia e di uguaglianza. Vedete, anche qui la G e la U hanno la lettera maiuscola, perché sono ideali totali. Oggi sei troppo piccola per comprendere perfettamente queste cose. Ma quando sarai più grande sarai orgogliosa di tuo padre e lo amerai ancora di più. Per me la vita è finita, per te incomincia. La vita vale di essere vissuta quando si ha un ideale, quando si vive onestamente, quando si ha l'ambizione di essere non solo utili a se stessi, ma a tutta l'umanità, il tuo papà. Vedete che anche qui c'è questa idea, appunto, di un ideale grande, totale, a cui poter dare la vita, che è la stessa cosa che abbiamo visto prima. E quando due ideali che hanno la pretesa di una totalità si incontrano, da questo punto di vista e in quelle condizioni si scontrano. È inevitabile lo scontro. La terza testimonianza, invece, è un po' una sintesi, è la testimonianza di un sacerdote, Aldo Mei, anch'esso condannato a morte perché, come dice lui, per aver detto messa, per aver nascosto un ebreo e per aver nascosto una radio. Quindi lui dirà: muoio per aver fatto il prete. Sentite che dice: muoio travolto dalla tenebrosa bufera dell'odio, io che non ho voluto vivere che per l'amore. Deus caritas est, e Dio non muore l'amore. E poi sentite: muoio pregando per coloro stessi che mi uccidono, ho già sofferto un poco per loro, è l'ora del grande perdono di Dio. Sentite che dice: muoio pregando per coloro stessi che mi uccidono. È la stessa cosa che è accaduta ad Auschwitz, per esempio, con padre Kolbe. È una rivoluzione della natura, è la natura che sovverte se stessa. Come si può pregare per coloro stessi che mi stanno torturando ingiustamente? Ho già sofferto un poco per loro. È l'ora del grande perdono di Dio. Desidero avere misericordia. Per questo abbraccio l'intero mondo rovinato dal peccato, in uno spirituale abbraccio di misericordia. Domani, festa della Madonna, potrò vederne il suo volto materno. Sono indegno di tanta fortuna. E poi continua. Bene, siamo in questo percorso dal visibile all'invisibile, abbiamo detto, e allora siamo ancora in un'altra sezione, la quarta, sempre descrivendo le macerie, e andiamo a vedere le macerie morali. Cosa vuol dire macerie morali? Ecco, l'abbiamo detto, la guerra lascia un segno dentro, qualcosa di non visibile immediatamente, ma è qualcosa di cui dobbiamo tener conto, torno a dire. In che senso? Beh, abbiamo portato due esempi. Il primo: aumentano le violenze pubbliche e le violenze private.
Questa fu una caratteristica anche del primo dopoguerra, ma nel secondo dopoguerra ancora di più. La guerra aveva, come dire, messo a repentaglio l'idea che la vita potesse essere l'ideale sacro sopra ogni altra cosa. Ecco, la quotidianità con la violenza, la quotidianità con la morte, l'aver imparato per anni e anni a uccidere e a rischiare di essere uccisi, aveva, come dire, fatto crollare il valore della vita umana, prima ritenuto sacro, valore, come dire, ultimo, il più grande, e invece questo valore comincia a perdere di importanza, aumentano delle violenze private di una efferatezza, adesso non serve qui ripercorrerle perché chiaramente non abbiamo tempo, ma ve le potete trovare, di una efferatezza che noi oggi diremmo, ma com'è possibile? Soprattutto quando la guerra finì nel 47, nel 48. Ma perché? Perché questa violenza se la guerra è finita? E si spiega proprio con questo, perché Ungaretti ce l'ha detto benissimo in riferimento alla Prima Guerra Mondiale, no? La convivenza con la morte è qualcosa che ti entra dentro. Per non uscirne più. L'altro grande esempio di queste macerie morali sono relative alla categoria del nemico. La guerra e il dopoguerra hanno accentuato enormemente la categoria del nemico. In questi anni gli italiani, ma non solo gli italiani, vissero con l'idea che il nemico era portatore di ogni male possibile e immaginabile, e quindi l'unica possibilità di rapporto col nemico era eliminarlo. Il nemico non aveva nessun'altra possibilità di esistenza, perché se il nemico avesse vinto in quanto portatore di ogni male possibile e immaginabile, questa sarebbe stata la fine per tutti. Ecco, gli italiani, prima durante il fascismo, poi a maggior ragione e ancor più durante gli anni della guerra, vissero questa percezione dell'altro. Ecco, l'altro era qualcuno da cui doversi guardare. Perché il nemico è portatore di questa concezione. Negli anni immediatamente successivi alla guerra, questa idea della violenza e del nemico entrarono nella politica, che fu la stessa cosa che accadde dopo il primo conflitto mondiale. La battaglia politica sconfinò dalla politica, divenne una battaglia vera e propria, anche fisica. E il motivo è da ricercare proprio in questa idea e in queste due idee. Su questo, per esempio, molto interessanti sono i canti della Resistenza e in generale i canti dei repubblichini, di coloro che seguirono Mussolini a Salò, perché i canti dicono molto della percezione che un popolo ha di sé e di quello che vuole realizzare o costruire. Vi invito a sentirli i canti, perché sono davvero uno spaccato interessante per studiare la storia del Novecento. Bene, mi avvio a conclusione. Allora, finora abbiamo descritto una serie di macerie. Abbiamo fatto un sunto, inevitabilmente, insomma, nessuna pretesa di esaustività, però abbiamo centrato alcuni aspetti. Queste furono macerie comuni. Cosa vuol dire comuni? Che a vari gradi e a vari livelli toccarono tutti. Non c'era un italiano che poteva dirsi immune a queste macerie. Ripeto, con gradi e con differenze, naturalmente. Ma in qualche modo ognuno, per esempio, aveva il suo morto da piangere. Da queste macerie comuni, però, nacquero dei bisogni comuni. Cioè, gli italiani vissero la percezione che la fine poteva essere toccata. Non era solo un'idea, non era solo un fantasma. E questa percezione però ha fatto sorgere dalle viscere dell'esperienza bisogni comuni, condivisi. Quali bisogni? Il bisogno della pace, innanzitutto. Il bisogno della centralità della persona, il bisogno della giustizia, il bisogno della libertà, il bisogno del lavoro. Ecco, e qui possiamo concludere. I padri costituenti che si incontrarono tra il 46 e il 47 e scrissero la nostra Costituzione si fecero carico di prendere sulle loro spalle questi bisogni. Non a caso i termini che vi ho citato, molti dei termini che vi ho citato, lavoro, giustizia sociale, dignità della persona, pace, sono termini che rientrano tutti,
non solo nella Costituzione, chiaramente, ma addirittura nei primi 12 articoli della Costituzione, cioè nei principi fondamentali. Proprio perché, appunto, da queste macerie comuni nacquero bisogni comuni che qualcuno prese su di sé. Grazie mille. Grazie mille, Lorenzo, e credo che si sia chiarito a tutti il motivo per cui la Fondazione De Gasperi ha voluto riproporre 3 webinar sulla mostra dedicata all'Assemblea Costituente proprio in questo tempo. Evidentemente non siamo in un tempo di guerra, guerreggiata, le nostre macerie sono diverse da quelle seguenti alla Seconda Guerra Mondiale, ma certo abbiamo macerie istituzionali, sociali, economiche, abbiamo macerie che la nostra comunità nazionale è chiamata a guardare in faccia e a provare a ricostruire come fecero i padri costituenti e la loro generazione. Allora invito tutti coloro che vogliono intervenire con domande rivolte a Lorenzo Teore a farlo. Io leggo subito la prima di Filippo Magni, che chiede: quali conseguenze ebbe la svolta di Salerno sulla determinazione e sul percorso della Costituente? Tornerò magari meglio la prossima volta, ma ebbe una svolta, fu una svolta determinante. La svolta di Salerno di fatto sancì che la questione costituzionale, no, dovesse essere rimandata alla fine della guerra e aprì la strada al rientro di Togliatti in Italia agli inizi del 44. Quindi già solo questo basterebbe per delineare un attimino il quadro. Ma fu fondamentale a mio giudizio, soprattutto perché in qualche modo riorganizzò il tessuto politico dei partiti di massa, soprattutto a fronte del CLN, che allora era, come dire, piuttosto, se non dominato, ma insomma un ruolo importante lo aveva il Partito d'Azione, un partito molto particolare, un partito con delle caratteristiche però diverse rispetto ai 3 grandi partiti di massa, in particolare la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. La legittimazione che il Partito Comunista ebbe in seguito alla svolta di Salerno fu decisivo per, come dire, traghettare le masse italiane, in particolare le masse comunista, all'accettazione della Costituzione. Fu un inizio, chiaramente, la svolta di Salerno, di un percorso che sarebbe durato tanto e che ebbe molti ostacoli, perché Togliatti stesso dovette avere, come dire, a che fare con alcuni membri del suo partito che non accettavano questa situazione. Ma direi che la grande questione fu quella di grande merito, tra gli altri, adesso in 2 battute, fu quello di avviare, appunto, di traghettare le masse comunista all'accettazione della democrazia, che fu tra l'altro, adesso allargo un po' il discorso, la grande questione che dovettero affrontare anche i cattolici e sulla quale De Gasperi ebbe un ruolo centrale, perché noi oggi lo diamo per scontato, ma l'appartenenza cattolica e l'appartenenza comunista erano soprattutto allora 2 appartenenze totalizzanti, in forme, modi diversi assolutamente, ripeto, non voglio urtare la sensibilità di nessuno, sto toccando di sfuggita delle questioni, ma erano due aspetti totalizzanti. Per gli stessi cattolici, accettare la democrazia non era così scontato, perché significava accettare una pluralità di vie e la legittimità di una pluralità di vie, di strade, quali appunto la democrazia imponeva, e non era così semplice. Però appunto ci sono stati uomini, a partire dai famosi radiomessaggi di Pio XII in questo senso, e poi De Gasperi, che hanno accompagnato le masse in questo senso. La stessa cosa fece Togliatti, la svolta di Salerno si inserisce proprio in questo ambito. Grazie Lorenzo. Allora Giuseppe chiede: cosa rimane oggi ancora in sospeso di non rielaborato di quegli anni? Secondo me tantissimo. E
Nella misura in cui, questo è chiaramente un giudizio personale, noi italiani abbiamo sempre fatto molta fatica a fare i conti col nostro passato, nel bene e nel male. I motivi, insomma, sono i più disparati e questo credo che sia uno dei vulnus sicuramente presenti. L'unica modalità per rafforzarsi anche nella percezione che uno ha di sé e della propria appartenenza al popolo è prendere coscienza di quello che si è stati, cioè è un approfondimento culturale che è quello che manca oggi. Noi nel nostro piccolo proveremo a farlo in questi tre webinar, perché proveremo a capire che cosa è avvenuto tra il 46 e il 47, che tipo di miracolo si è realizzato, e proveremo a capire anche oggi, per l'appunto, che cosa ha da dire quell'avvenimento per noi. Grazie. E Francesco chiede: che cosa è accaduto dopo il 1954, tra l'altro appunto anno di morte di De Gasperi? Perché si è andato svilendo il gruppo formato da De Gasperi? Bella, bella domanda questa. Direi per due motivi. Il primo è di natura anagrafica. De Gasperi e il suo entourage, diciamo così, appartenevano, come credo sappiate, al vecchio Partito Popolare. Per cui dovettero, anche per ragioni anagrafiche, fare i conti con i giovani che premevano, i giovani cosiddetti professorini, poi li vedremo chiaramente parlando della Costituente. Si erano formati negli anni 30 nella Cattolica a Milano, c'era stato molto, molto fermento, e avevano costoro, Dossetti, La Pira, poi ognuno ebbe un percorso molto particolare, Fanfani, un'idea di partito molto diversa rispetto a quella che aveva De Gasperi. De Gasperi aveva l'idea di un partito leggero, cioè un partito che in qualche modo si distanziasse anche da quello che era stato il partito fascista fino ad allora. Contava molto, per esempio, sulla rete delle parrocchie, sulla rete dei comitati civici, eccetera. Questi avevano invece un'idea di un partito pesante, un partito che fosse una macchina. E questo fu uno scontro che poi ci fu, un incontro prima ancora che uno scontro. L'altro grande motivo è di carattere, socio-economico, e cioè la metà degli anni 50 rappresenta per l'Italia in particolare un cambiamento epocale, è quello che gli storici poi hanno chiamato boom economico, che si sarebbe poi sviluppato appieno qualche anno dopo, diciamo tra il 58 e il 63, ma che aveva già delle sue, stava lasciando delle tracce di sé già prima, come Pasolini, tanto per dirne uno, ci ha chiarito straordinariamente, per cui stava cambiando un mondo, stava cambiando un'epoca, e questo è da tenere presente, perché i cambiamenti repentini che il boom economico, l'industrializzazione con l'urbanizzazione, con l'avvento della società di massa, con lo sradicamento dalle campagne, ecco, questi cambiamenti di fatto imposero una situazione che per allora era nuova, e il tentativo che si provò a fare fu il centrosinistra. Poi qui Non vado oltre, ma questo fu un tentativo di rispondere a questi cambiamenti epocali. Martina ci chiede: che ruolo ha avuto la Chiesa nell'attività dell'Assemblea Costituente? Probabilmente qui anticipa, è una domanda che anticipa anche il prossimo webinar, che credo che affronterai anche il tema, ma se vuoi anticipare qualcosa adesso. Certo, un ruolo determinante, questo va da sé, soprattutto per quello che riguarda quello che poi sarebbe diventato l'articolo 7 della nostra Costituzione, cioè i patti lateranensi. Poi lo affronterò questo nella terza lezione, ma ebbe un'attenzione importante. Insomma, si sta ricostruendo un paese, la Costituente
di per sé, il termine stesso costituente è un atto rivoluzionario. Costituente vuol dire che si sta facendo, si sta, come dire, costruendo qualcosa di nuovo rispetto a un passato che si vuole cancellare. Tutte le costituenti hanno avuto questo come fine. E, anche nell'Ottocento, no? Pensate a Mazzini, per esempio. E, la Chiesa non poteva non interessarsi appieno di questo, tra virgolette, nuovo regime che si sarebbe instaurato in Italia in quel momento. E, qualcuno le chiamò ingerenze. Ora, adesso non sta a noi dire questo. Quello che posso anticipare è che sicuramente la questione centrale era legata all'articolo 7, cioè alla introduzione dei patti lateranensi nella nuova carta costituzionale. C'era però un piccolissimo problema. Questi patti lateranensi erano stati firmati da Mussolini in persona e quindi significava per la Chiesa fare accettare a tutte le forze politiche in campo, allora soprattutto alle forze laiche, non tanto i comunisti, poi vedremo anche, ma soprattutto i socialisti, significava far accettare un patto che era stato firmato da Mussolini. E per chi aveva in mente quell'idea di costituente che stiamo dicendo, cioè rifondare ex novo un regime, uno Stato, far accettare qualcosa che è legato al passato era difficile. Quindi poi lo vedremo meglio più nel dettaglio, ma sicuramente l'attenzione della Chiesa, in particolare, non solo, ma in particolare verso l'introduzione dei patti lateranensi nella Costituzione fu determinante. Bene, allora ringraziamo il professor Lorenzo Torre, curatore, lo ricordo, della mostra promossa dalla Fondazione De Gasperi, L'Italia è Assemblea Costituente, la rinascita di un popolo. Con lui ci rivedremo per un secondo webinar il 30 di aprile e per un terzo il 5 di maggio, sempre alle ore 17. Per chi fosse interessato a prendere ulteriori informazioni sulla nostra mostra può scrivere, vedete i nostri riferimenti mail e il nostro sito internet e saremo ben lieti di darvi tutte le informazioni che riterrete. Grazie ancora a ciascuno di voi, grazie Lorenzo e a lunedì prossimo. Grazie a voi, arrivederci a tutti.